dobbiamo scegliere una località salutare non solo per il corpo, ma anche per la nostra condotta di vita. Non vorrei certo abitare tra i carnefici e neppure nelle bettole. Che necessità c'è di vedere gente ubriaca che girovaga sulla spiaggia, che fa baldoria sulle navi, specchi d'acqua dove risuonano concerti e altre brutture che la dissolutezza, quasi sciolta da ogni legge, commette, e per giunta sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo cercare di fuggire il più lontano possibile dalle sollecitazioni dei vizi. L'anima va fortificata e sottratta alle lusinghe dei piaceri. Bastò l'ozio di un solo inverno a fiaccare Annibale. Le mollezze della Campania snervarono quell'uomo che le nevi alpine non avevano domato. Vinse con le armi, ma fu vinto dai vizi. Anche noi siamo chiamati alle armi, ed è una milizia che non concede mai tregua né riposo. Dobbiamo sconfiggere innanzitutto i piaceri che, come vedi, hanno travolto anche i caratteri più fieri. Se uno considera l'impegno dell'opera intrapresa, si renderà conto di non poter vivere in maniera molle e dissoluta. Noi ci troviamo in una situazione più critica di quella delle truppe cartaginesi. Corriamo un pericolo più grave ritirandoci, e se continuiamo nella lotta, dobbiamo sostenere uno sforzo maggiore. La sorte combatte contro di me. Non obbedirò agli ordini. Non mi sottometto al suo giogo, anzi, e questo richiede maggiore coraggio, me lo scuoto di dosso. Non dobbiamo indebolire lo spirito. Se cederò ai piaceri, devo cedere al dolore, alla fatica, alla povertà. L'ambizione e l'ira vorranno avere gli stessi diritti su di me. Sono diviso, anzi lacerato, tra tante passioni. La posta in gioco è la libertà. A questo premio sono rivolte le mie fatiche. Chiedi che cosa sia la libertà. Non essere schiavi di niente, di nessuna necessità, di nessun caso. Affrontare la fortuna alla pari. Quando comprenderò di essere più potente di lei, non potrà più farmi niente. Dovrei esserle sottomesso, se ho il dominio sulla morte. Se uno si dedica a queste meditazioni, deve scegliere posti austeri e puri. La bellezza eccessiva snerva lo spirito e senza dubbio un luogo può, in qualche misura, indebolirne il vigore.